Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo gameplay dedicato a Starbound, un nuovo indie game appena rilasciato su piattaforma Steam. È ancora una beta, quindi mancano ancora molti contenuti, ma andiamo a vedere quello che c'è. Allora, opzioni. Abbiamo già una componente multiplayer che ci permette di accedere a un server a nostro piacimento, mettendone l'IP e utilizzando il nostro personaggio. Questa è la mia prima partita, quindi non ho ancora creato un personaggio. Allora, è possibile scegliere fra varie razze. Dovrebbe cambiare solo l'estetica. Allora, mettiamo un classico umano di sesso maschio. Maschio questo? Ma sì. Facciamolo. Interessante. Un po' attempato. Con una pettinatura improbabile. Va bene, ma passiamo subito al gioco. È un perfetto uomo anziano appena uscito da un ospizio. Chiamiamolo Giacomino. Ok. Play. Il gioco ricorda molto vari giochi tipo Terraria, Minecraft, con la differenza che qui non sarà solo un pianeta a nostra disposizione, ma un'intera galassia da poter plasmare a nostro piacimento. Quindi andremo in giro per la galassia raccogliendo risorse, esplorando pianeti sempre nuovi, eccetera, eccetera. Allora, veniamo accolti subito da questa quest, che ci inizia a illustrare le caratteristiche principali. Questa è la barra che indica la fame. Allora, muoviamoci. Questo è l'inventario. Prendiamo questi oggetti. Questo serve per raccogliere tutte le varie risorse. Mettiamolo qui. Prendiamo la torcia, la spada e le fiaccole. Vi mostrerò i primi minuti di questo gioco. Ok, quest completata. Ora, costruisci un tavolo da lavoro. Bene. Esploriamo un po' la nave, tutte le varie opzioni, che non so a cosa servono. Questo è la benzina, che è a zero. Quindi penso che dovremmo riuscire a procurarcela, a crearcela da noi. Questa è una mappa per la navigazione. Si possono mettere anche delle coordinate per viaggiare in altri pianeti. Ma vabbè, andiamo a visitare questo pianeta. Vai! L'interfaccia è molto semplice. Abbiamo lo zaino. Questo è il libro del crafting con le cose base. Questo qua serve ad analizzare. Questo è una piccola wiki interna, un codex. Questo serve per tornare sulla nave e questo per rivedere le quest. Interessante. Non posso morire contro un uccello. Ok. Quindi, le cose da fare. Costruirsi un tavolo da lavoro. Wood planks. Serve il legno. Bene. Abbattiamo quest'albero.
come vedete ci vuole un po' di tempo, quindi abbiate pazienza. Dai. Ce la facciamo? Sì. Via, non facciamoci vedere. Allora, per questo servono 35. Quindi craftiamolo. 35. Ah, sono per 3, quindi. Ok. Ora dobbiamo costruirci un arco e procurarci della carne, va bene? Mettiamo il nostro tavolo da lavoro e iniziamo a costruirci un piccolo riparo molto semplice, giusto per iniziare. Con il tasto sinistro del mouse si raccolgono le risorse in primo piano. Invece con il destro si raccolgono le risorse sullo sfondo e con lo stesso principio si piazzano pure i vari elementi nello scenario. Ok, abbiate un attimo di pazienza. Direi che può bastare. Spacchiamo qualche altro pezzo d'erba. Ovviamente questo tipo di giochi deve piacere, altrimenti può risultare noioso. Va bene, per ora è ok così. Costruiamoci un arco, vediamo cosa serve. Serve una fibra, dovrebbe essere quella laggiù. Anche qui ci vuole un po' di tempo. Pazientate. Dai! Ole, visto che ci sono, prendiamo anche qualche risorsa, no? Via. Ah, con le fibre posso costruire anche le bende, ottimo. Allora, costruiamoci l'arco e un paio di bende, ok? Questo lo possiamo piazzare qui, tanto sono tutti oggetti che non ci servono. Ah, abbiamo anche la carne, forse l'ho ottenuta uccidendo quegli uccellacci di prima, ma non ci ho fatto caso. Va bene, quindi la quest diceva di cucinare la carne aliena. Costruiamo il nostro bel campfire. Dov'è? Il 6. Eccolo qui. Piazziamoci la nostra bella fetta di carne. Eccola qua. Pronta per essere mangiata. Ottimo. Ora
dobbiamo creare una fornace. Allora. Ma voglio costruirmi una porta. Wood planks. Andiamo a distruggere un alberello. No. Decisamente. Dai, entro domani. Questi sono giochi dove bisogna avere molta pazienza. Ah, mi ero dimenticato di usare le pelle. Ok. Per la porta serve. 7. Oh, è bellissima. Allora, la fornace richiede... Dov'è? Sono un po' ciecato ultimamente. Vediamo se riesco a trovarla. Eccola qua. Un campfire e il cobblestone. Cobblestone. Va bene. Ma è arrivata la notte, non è più molto sicuro uscire, quindi vi do l'appuntamento al prossimo gameplay di Starbound. Spero vi sia piaciuto. Ciao a tutti.